Cari amici del gruppo Appoggiando Papa Francesco, oggi vi voglio parlare, partendo spunto un poco da quello che è successo a Lampedusa con la visita del Papa e dai continui sbarchi che arrivano in Calabria, in Sicilia, di due articoli. Uno vi parlerò di Monsignor Mondello, che è l'amministratore apostolico di Reggio Calabria Bova, e poi la storia di Giovanni Assenza. Eccolo qui, che si trovava su una spiaggia quando sono arrivati a Ferragosto degli immigrati, dei poveri immigrati, vediamo questa foto drammatica, che sono stati aiutati dai bagnanti, quindi c'era questo grande contrasto tra le persone che erano lì sulla spiaggia per divertirsi e quelli che a questa spiaggia arrivavano per cercare un futuro migliore. Bene, è successo uno dei più grandi slanci, io veramente mi sono sentito orgoglioso di essere italiano in quel momento, perché questi bagnanti hanno, presi dal fervore di aiutare i loro simili, hanno fatto una catena umana. Voglio farvi vedere qui questa foto che è bellissima. Eccola qui. Per aiutare questi poveri cristi che stavano sbarcando. Parto prima dalla riflessione di Monsignor Mondello, che è quest'uomo della Chiesa, che dice una cosa bellissima. Parentesi, ricordiamo le polemiche che un noto partito del Nord Italia ha creato su questi immigrati, e battiamoci il petto mille volte per non aver protestato mai contro questi incolti, alcuni dei quali sono stati anche ministri. Ebbene, dice Monsignor Mondello, il carisma dell'accoglienza è sempre appartenuto al nostro paese, e in particolar modo al Meridione. Noi vi vogliamo bene già da ora. Queste sono le parole rivolte ai migranti. Noi cristiani, sull'esempio di quanto fatto da Gesù, dobbiamo nutrire il massimo rispetto per ogni persona umana, indipendentemente dalla sua situazione, dalla sua condizione e dalla sua religione. Il vero soccorso non è solo quello materiale, ma riguarda la persona intera. Il vero aiuto che possiamo darvi è essere vostri fratelli. La testimonianza invece ecco qui, di queste persone che hanno salvato e aiutato questi migranti è molto bella, perché io vi voglio leggere proprio le sue parole. L'articolo è di Giuseppe Orrù. Lui dice: questa esperienza mi ha cambiato, la disperazione è davvero molta. Arrivano dall'altra parte del mare senza forze, le poche energie rimaste le usano per proteggere fino allo stremo una borsa di plastica con i loro pochi effetti personali, l'unico bagaglio che gli scafisti permettono di portare a bordo. Ho spogliato i più piccoli dei miei figli, ho donato i vestiti a un bambino appena arrivato dalla Siria, dopo un viaggio di 5 giorni presso il barcone si era arenato alla spiaggia di Morghella, nei pressi di Siracusa. Tra le cartoline della vacanza dell'estate 2013, certamente questa immagine resterà tra le più belle, no? Dice questo uomo, questo magnifico padre, questo laico meraviglioso, no? Dice, ebbene, qui si sono rese concrete le parole del Vangelo, no? Ero nudo e mi avete vestito, ed ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto per me. A un certo punto mi è arrivato un fagotto fradicio e infreddolito, era un bambino che avrà avuto neanche 2 anni, come mio figlio. Tremava dal freddo, sono tornato in macchina, ho spogliato mio figlio, ho dato i vestiti a questo bambino. Era l'unica cosa che in quel momento potevo offrire. Questa è l'Italia che ci piace, eh? Guardate, questo è il barcone che arriva, questa è la catena umana, questi sono i nostri fratelli. Se noi ci dichiariamo un paese cattolico, dobbiamo accogliere l'immigrato, ricordandoci che gli immigrati in Italia sono stati all'epoca dell'Impero Romano anche gli apostoli, e che San Pietro e San Paolo venivano dalla periferia dell'impero. Ricordiamocelo e preghiamo per queste persone.